Abbiamo ripercorso un altro anno insieme ai ragazzi della GEB, sugli allievi, li abbiamo ricreati l'anno scorso, abbiamo cercato di unire un gruppo, abbiamo tentato un'avventura con gli allievi regionali quest'anno, facendo tutto un po' tutte le partite nel napoletano. Non abbiamo avuto grandi risultati perché giustamente noi abbiamo un bacino d'utenza molto più piccolo rispetto a loro. Comunque abbiamo tentato, loro hanno fatto una buona esperienza, una bella esperienza, hanno fatto 13-14 partite nel napoletano. Come ho detto, noi abbiamo avuto grandi risultati, siamo arrivati ultimi nel nostro girone, comunque l'esperienza è quella che vale per un futuro migliore per loro. E speriamo che i ragazzi che abbiamo quest'anno, che transiteranno l'anno prossimo, potranno dare una mano anche alla squadra superiore, quindi potranno fare la Juniors nazionale con la Gebiso. Questo torneo che abbiamo organizzato oggi è la conclusione, diciamo, dell'attività annuale della scuola calcio, almeno per quanto riguarda gli allievi regionali che abbiamo disputato quest'anno. Come l'anno scorso facciamo il secondo torneo Città di Vallo, cercando di dare, diciamo, un finale degno a tutta la stagione e far divertire i ragazzi anche quest'anno con questo torneo che aggrega il Cilento Calcio quest'anno e il Buon Abitacolo. Il CEPI ha ricreato questo settore, ripartendo diciamo, dai piccoli che sono diciamo, con la Campus, partono già dai 6-7 anni, tirando su, cercando di tirare su un vivaio che è la cosa più importante, credo, per le squadre dilettantistiche di questa zona. Avere un bacino di giovani che tentano, che crescono con il calcio, non soltanto dal punto di vista calcistico, ma anche dal punto di vista del comportamento, è molto importante per la zona, secondo me. Noi non siamo qua a creare i campioni o a farli diventare campioni, per noi devono prima diventare, devono crescere diventando ragazzi e poi man mano diventando uomini, che devono essere, ma uomini più di sport e non calcisticamente, diciamo campioni calcistici. L'obiettivo è quello che ho detto, gli obiettivi l'anno prossimo è quello di migliorarci con gli allievi, Giuseppe, se tendiamo di nuovo all'avventura regionale di avere un risultato migliore di quello dell'anno scorso. Abbiamo diciamo, la squadra dei giovanissimi che pure ha disputato i regionali che ha avuto qualche chance in più rispetto a noi perché è un gruppo più omogeneo, un gruppo che è salito dai più piccoli. Quindi l'anno prossimo credo che con la squadra allievi l'anno prossimo ci possiamo togliere bella soddisfazione. Sì, sarebbe comunque bello perché la Serie D comunque è un campionato che sta avendo sempre più importanza nel mondo del calcio italiano, quindi diciamo che sarebbe bello. Massimo impegno anche oggi, pensiamo alle partite di oggi e pensiamo a vincere soprattutto, che quest'anno è mancato, diciamo.